Salve, bentornati al Green TG, nuovo ospite con noi, è con noi quindi Giovanni Baldassare di Sergis Ambiente, grazie per essere insieme a noi, è venuto a spiegarci che cosa fa Sergis, che opera nel campo dei servizi ambientali, quali servizi e quali sono i mercati di riferimento. Sergis Ambiente è una realtà che ha un'esperienza trentennale nel settore ambiente. Noi abbiamo l'obiettivo di porci come partner di tutti i soggetti pubblici e privati, prevalentemente di natura industriale, che abbiano delle esigenze operative connesse alla gestione degli aspetti ambientali. Gestiamo circa 300.000 tonnellate annue di rifiuti, principalmente speciali industriali. Facciamo attività di monitoraggio delle grandi opere infrastrutturali, attività di analisi e campionamento su diverse matrici, tema su cui tornerò più avanti, attività di bonifica, di sanificazione e servizi tecnici altamente specialistici. Per provare a riassumere la nostra value proposition, noi vogliamo essere il partner di riferimento dei nostri clienti su tutti i fabbisogni in ambito ambientale. E il vostro mercato di riferimento? Il nostro mercato di riferimento è principalmente quello dell'industria. Adesso abbiamo ampliato recentemente il nostro ambito anche al settore dei rifiuti urbani. E avete annunciato proprio oggi il rafforzamento della strategia di Sergis Ambiente sul fronte del biometano. Cosa significa questo per voi? Questo per noi significa due cose. Da un lato, entrare in un ambito che storicamente non presidiavamo, che è quello del trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano, che è un ambito dove esiste nel nostro paese un fabbisogno infrastrutturale molto importante, soprattutto in alcune zone del paese. E dall'altro lato significa provare a dare un contributo sul fronte della decarbonizzazione attraverso l'introduzione sul mercato di carburanti sostenibili, che è anche un obiettivo normativo. Lo scorso anno abbiamo acquisito due impianti di trattamento della frazione organica, che oggi producono energia elettrica da biogas e su cui la nostra intenzione è quello poi di riconvertirli verso la produzione di biometano, e stiamo portando avanti due progetti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e bio-GNL. Voi comunque fate anche monitoraggio e analisi del laboratorio, insomma, che di recente hanno ottenuto anche nuovi sviluppi. Che tipo di analisi siete in grado di condurre? Ma allora, noi abbiamo una gamma di attività molto ampia, abbiamo laboratori di chimica organica e inorganica, di microbiologia, di analisi dell'amianto, e di fatto facciamo analisi su tutte le matrici di acqua, suolo, aria, rumore e quant'altro. Abbiamo recentemente finalizzato un piano di investimenti piuttosto rilevante, che sostanzialmente ha, da un lato, visto l'introduzione di nuovi macchinari altamente specialistici che ci consentiranno di analizzare anche molecole con una soglia di rilevabilità molto bassa. Dall'altro abbiamo raddoppiato la nostra capacità produttiva. Passeremo da circa 50.000 campioni analizzati ogni anno a circa 100.000, per provare a essere un attore con una presenza sempre più rilevante in questo mercato. Un nuovo fronte, una nuova finestra da questo punto di vista. Esattamente. Grazie a Giovanni Baldassare, ricordiamo di Sergis Ambiente, che opera nel campo dei servizi ambientali, come ci è stato appunto spiegato. Noi vi diamo appuntamento al prossimo ospite. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a lei.